dal meraviglioso mondo dell'immaginazione, ecco a voi la storia della grande famiglia dei gatti. Ed ora il vostro ospite, Walt Disney. Nel creare nuovi personaggi per i nostri cartoni animati, una delle maggiori fonti di ispirazione è stato il mondo degli animali. E la grande famiglia dei felini ci ha sempre colpito molto. Questo gruppo di carnivori comprende più di 40 specie provenienti da ogni parte del mondo, molti dei quali sono i più belli, seppure i più feroci tra gli animali. Nel nostro racconto abbiamo scelto due dei membri più importanti di questa famiglia, il leone e il gatto domestico. Il famoso leone africano, capo reale della famiglia dei felini, non ha bisogno di presentazioni perché, come si sa, detiene il titolo di re degli animali ed è simbolo di potere e nobiltà da secoli. Il gatto domestico, invece, si distingue per essere il minore e più comune membro della famiglia, eppure è il più importante di tutti, almeno secondo l'uomo. È l'unico felino che possiamo definire amico dell'uomo e ha avuto un significato ben maggiore per la civiltà di qualsiasi altro gatto della famiglia dei felini, come vedremo esplorando la sua lunga e movimentata storia. Per raccontare dall'inizio la storia del gatto domestico, dobbiamo andare indietro nel tempo di 4.000 anni nell'antico Egitto. La storia dell'associazione del gatto con l'uomo si ritrova ancora nei monumenti di quei tempi antichi. Dai geroglifici, scrittura egiziana fatta di segni e simboli, sappiamo che gli egizi erano abili ad addomesticare animali selvatici, come il cane, il falco, l'ibis, il coccodrillo e il gatto. Si pensa che questo animale in origine fosse il gatto selvatico fulvo africano. Micio, 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 micio. Micio, micio, micio. Micio, 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 micio. Grazie ad un'infinita pazienza, gli egiziani guadagnarono la fiducia della selvatica e imprevedibile creatura. Micio, micio. Resta ancora da chiedersi se è l'uomo che ha adottato il gatto o il gatto che ha adottato l'uomo. Mentre l'egiziano sfruttava il gatto per distruggere i topi che minacciavano le sue provviste, il gatto a sua volta sfruttava l'egiziano e la sua casa per i suoi agi e comfort, ma rimanendo sempre in disparte, misterioso e totalmente indipendente. Furono queste qualità a colpire gli egiziani, motivo per cui guardarono al gatto come ad un essere superiore. Divenne il simbolo della grandezza. Per loro il sole sorgeva e tramontava nei suoi occhi ed era adorato come una divinità. Ma neanche i gatti sacri vivono per sempre e quando ne moriva uno, li facevano lo stesso ricco funerale di un faraone. Come ai faraoni ne veniva scolpita l'immagine sulla tomba. Veniva mummificato e sepolti con lui vi erano topi e scodelle di latte per sostenerlo nel suo lungo viaggio verso l'eternità. Perciò, viziata com'era, la popolazione felina crebbe fino a superare in numero gli egiziani.
ma anche se così numerosi, rimasero più preziosi e sacri che mai. Il peggior crimine era contrabbandare un gatto oltre confine. In quei tempi antichi, come accade anche oggi, ogni tanto le leggi venivano infrante. Rischiando la morte si contrabbandavano gatti attraverso la dogana egiziana. Gli audaci rapitori erano i mercanti fenici, che su e giù per il Mediterraneo trasportavano grandi navi da carico, vendendo e smerciando capre, cristallerie, abiti, avorio, spezie, pollame, vino, bestiame, tesori, porcellane e l'ultimissima novità, un animale che faceva anche da trappola per topi. Nei nuovi paesi il gatto non era più sacro, era solo un gatto. Poteva vivere in un palazzo ed essere il preferito del re, o alloggiare nell'umile casetta di un contadino. In ogni caso, accettò il suo destino e continuò le sue attività: cacciare topi, cercare gli agi e procreare altri gatti. In molti paesi il gatto egiziano si incrociò con i gatti del posto, creando nuove variazioni della specie. Questi, a loro volta, crearono ulteriori variazioni. Col passare dei secoli, il gatto cominciò ad emigrare in altre parti del mondo, prendendo la via del commercio, come passeggero e come clandestino. Così il gatto stava per diventare tra i più comuni e più importanti animali domestici dell'uomo. Uno dei capitoli più significativi della storia del gatto domestico comincia nel Medioevo. A quei tempi era un comune animale domestico in tutte le grandi città d'Europa. La vista di un gatto sul davanzale di una finestra era familiare quanto quella di un vaso di fiori. Ma il gatto non è mai stato uno scroccone. Ha ben pagato vitto e alloggio in termini di servizio all'umanità. Il suo contributo fu così grande che cambiò il corso della storia dell'umanità. Col passare dei secoli, l'esistenza dell'uomo è stata continuamente minacciata da infidi e mortali nemici, i topi. Questi roditori crudeli e dannosi affollarono le città, divorarono grandi scorte di cibo e diffusero la peste nera, la terribile peste bubbonica. Una malattia così mortale che in una volta una sola epidemia spazzò via un quarto della popolazione europea. L'unica arma dell'uomo contro questo esercito di morte e distruzione era il gatto, perché per natura era dotato delle abilità per esplorare l'oscuro mondo dei ratti. Si muove in silenzio su zampe di velluto. I suoi sensibili baffi sono antenne che captano passi nel buio. Le pupille dei suoi occhi si allargano per assorbire ogni scheggia di luce. Con riflessi fulminei colpisce lesto. Se tutti i topi distrutti dai gatti fossero rimasti a moltiplicarsi, avrebbero potuto spazzar via la popolazione di intere città e devastare totalmente la civiltà. Ma il gatto non è stato sempre premiato per il servizio reso all'umanità. C'è un capitolo nero in cui i gatti sono stati condannati e perseguitati. Un periodo oscuro ossessionato da strane paure e superstizioni. Si pensava che gli spiriti maligni venissero sulla terra in forma umana.
Migliaia di innocenti furono impiccati o bruciati sul rogo per incantesimi o stregoneria, condannati dalle parole degli ignoranti e dei superstiziosi. Voci infondate si diffusero in paesi e città, travisandosi e trasformandosi in mostruose storie fantastiche. Era comune credere che i temporali venissero causati dalle persone che possedevano poteri soprannaturali, e chiunque osasse viaggiare di notte poteva essere accusato di magia nera e incolpato per malattie o morti nella comunità, perché la notte era l'ora degli spiriti maligni. Poiché per natura il gatto era una creatura della notte, anch'esso destò sospetto. Molti pensarono che i suoi modi misteriosi e tranquilli fossero quelli degli spiriti maligni, e che il suo sguardo fisso e penetrante fosse quello del diavolo. Era il malocchio, te lo dico io. Ho sentito il suo malvagio incantesimo impadronirsi di me. Poi all'improvviso si è trasformato in terribile demone e si è avventato su di me, minacciando la fine del mondo. Non è un gatto, è un diavolo. Senza alcuna colpa, il gatto, che una volta era stato adorato come un dio, fu condannato come un diavolo e incolpato dei mali del mondo. Chi voleva sterminare streghe e demoni pensò di cominciare a farlo sotto le vesti di un gatto. Ce n'è uno sull'albero! Prendilo! Ecco! Durante il regno del terrore ne morirono centinaia di migliaia. E per una volta il gatto domestico rischiò l'estinzione. Ma per fortuna alcuni sopravvissero, per continuare la specie e recuperare il loro posto nella società umana.